Eccolo stiva da mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un attimo di insieme, un buon pomeriggio a tutti voi e ovviamente partiamo subito con la notizia che ha un po' sconcertato tutti anche nel club bianconero, cioè quella che riguarda Arkadiusz Milik. Purtroppo è arrivato questo comunicato ufficiale da parte della nazionale polacca e a seguito appunto dell'infortunio molto grave subito proprio dall'attaccante che ha dovuto appunto uscire dal campo anzitempo e il ragazzo verrà sottoposto a artroscopia proprio al J-Medical, tornerà direttamente al club, quindi non partirà per Euro 24, brutta tegola, non è stato l'unico ad infortunarsi nell'amichevole contro l'Ucraina, però ecco, la nazionale polacca ha dovuto fare questo comunicato immediato proprio per cominciare già subito l'iter di recupero e di riabilitazione per il centravanti. Quindi, come ho detto anche stamattina, auguriamo il meglio al nostro Arkadiusz Milik, vedremo poi il da farsi durante la sessione estiva, se si valuterà eventualmente di metterlo sul mercato oppure in qualche modo provare a tenerlo come comprimario. In ogni caso prima è importante che superi questo infortunio di un mese di stop e ricordandosi anche degli infortuni pregressi che aveva avuto, come ho detto, anche al Napoli, lo ebbe anche alla Juventus, stette fermo un periodo, quindi attenzione perché è un ragazzo che ha già 30 anni, essendo un classe 94, quindi bisogna gestirlo al meglio in questa stagione e valutare eventualmente se dovessero arrivare delle offerte. Ecco, detto questo, altre notizie veramente importanti sono quelle che riguardano Di Lorenzo, perché da quello che dice anche il Roma, praticamente il ragazzo ha detto sì all'approdo in bianconero, c'è la rottura totale col club di De Laurentiis, il Napoli, l'unico ostacolo è rappresentato da Antonio Conte che lo ritiene un tassello imprescindibile per la difesa partenopea, però è chiaro che è sempre complicato trattenere un giocatore controvoglia. In ogni caso Giuntoli farà di tutto per fiutare il colpo, questa è l'opportunità, però ovviamente da qui a dire che si farà è ovviamente pura utopia, però era doveroso riportare questo piccolo aggiornamento sull'affare perché comunque non eravamo arrivati ancora a questo punto avanzato, no? L'altro giocatore invece che interessa molto è Ndidi, che secondo Toto Fichakis è stato messo nel mirino siccome va in scadenza, giocatore nigeriano, classe 96, e ovviamente rappresenta un colpo da biliardo che la società bianconera sta comunque vagliando tra gli altri, perché ce ne sono tantissimi, giocatore non più giovanissimo, di 28 anni, però ecco, potrebbe rientrare, no, in tutti quei nomi che sono circolati in questo periodo. L'altro nome invece di spicco, importantissimo per rinforzare la nostra mediana e che, su cui Giuntoli ha lavorato sotto traccia già da un bel po' di tempo, da prima della fine dell'anno scorso, è quello di Khéphren Thuram, il ragazzo in forza al Nizza, punto fermo della formazione anche di Farioli, che ha fatto un grandissimo lavoro, ricordiamolo, in Ligue 1, per larga parte della stagione è stato anche secondo in campionato, a tratti primo, e vediamo appunto cosa succederà, perché la valutazione in questo momento del francese è di soli 15 milioni di euro, quindi attenzione, stando a quello che riportano anche Tutto Sport, la stampa, la Repubblica, è un giocatore in dirittura di arrivo, quindi sì, potrebbe arrivare molto presto. E insomma, speriamo veramente che la Juventus possa arrivare a questo grandissimo colpo. Come ho detto anche in privato alcuni di voi, ragazzi, io preferirei prendere magari un Thuram con un Douglas Luiz piuttosto che andare su un Coop Miners che ti costa quasi 70 milioni e ti toccherebbe appunto sacrificare per lui anche delle contropartite tecniche a noi gradite e che potrebbero avere un futuro lungimirante all'interno della nostra Juventus. Quindi ecco, qui ci sarà da fare veramente un confronto a quattro occhi tra Giuntoli, la proprietà, gli assistenti di Thiago Motta in tutto sé e anche l'area sportiva nuova con Pompiglio, Stefanelli e forse Sbravati, per capire veramente quali strade prendere, perché comunque sono decisioni delicatissime che non vanno più sbagliate, perché l'ho detto varie volte con la passata gestione, quella di Paratici, abbiamo veramente buttato via delle grandi occasioni e abbiamo preso tantissimi parametri zero che poi si sono rivelati dei fiaschi assoluti, abbiamo ipervalutato dei giocatori a livello di ingaggio e in qualche modo tanti giocatori sono venuti a svernare da noi e in qualche modo non ci hanno più preso sul serio e non ci hanno più definito la Juve quella coriacea di una volta, no, sono venuti da noi tanto per prendersi il loro stipendio, fare il minimo sindacale, eccetera eccetera eccetera, quindi troppo coccolati. Alla Juventus questo periodo è finito, con l'era Giuntoli si punta magari ai giocatori con la fame negli occhi, gli occhi della tigre, un ingaggio basso a salire in base al rendimento, ecco perché
ci siamo accorti che purtroppo la Juve non era più un punto di partenza per poi continuare a crescere, ma era arrivato un punto di arrivo in cui adagiarsi sugli allori e appendere le scarpe al chiodo. Ecco, questo è importante da dire nel, diciamo, a metà del video, perché mi premeva particolarmente far valere la mia opinione. Poi, altra notizia veramente importante è quella che riguarda il gruppo Exor, è una scelta importantissima che John Elkann ha fatto, cioè quella di rilevare al 100% anche le quote di JD, quindi passerà totalmente in mano ad Exor e ovviamente e a John Elkann e quindi insomma JD, che ha sotto controllo anche la stampa, la Repubblica, il Secolo XIX, Radio DJ, Radio M2O e altre emittenti, prenderà il controllo totale. Ricordiamoci che veramente questo gruppo era veramente in declino, veramente importante a livello economico, non aveva più gli stessi numeri che poteva vantare negli anni precedenti. Ricordiamoci che Scanavino aveva il doppio ruolo, sia in Gedi e adesso anche come amministratore delegato in Juventus. Quindi questa era una notizia abbastanza importante. Per il resto direi che non c'è molto altro da dire. Però sicuramente il mercato della Juve sta andando in fermento, siamo veramente vicinissimi al concludere alcune trattative. Come avete visto non sono ancora smontate delle ufficialità, però ci sono veramente delle operazioni praticamente quasi concluse, quindi da me non vedrete personaggi in copertina, proprio per evitare, no, di magari illudere o comunque far intendere che una trattativa sia già fatta quando magari invece non lo è. E quindi mi limiterò a mettere copertine molto sobrie, diciamo, che in qualche modo non dipingano, non ritraggano certe operazioni, proprio per evitare di scombinare le idee e confonderle. E quindi ecco, come ho detto, se tutto va come deve andare, la Juventus potrebbe trovarsi con Di Gregorio primo portiere, con Perin secondo, Pinsoglio terzo e Daffara come quarto, sempre pronto a fare avanti e dietro dalla next gen la prima squadra, e Calafiori, come abbiamo detto, come sostituto di Sandro e centrale a fianco a Bremer, e qui già potremmo rinforzare la difesa. E poi vedremo se dovesse arrivare Di Lorenzo, ma ci vorrebbe un'uscita comunque di Danilo o di qualcun altro per fargli spazio. E poi sul centrocampo Thuram, Douglas Luiz, Coop Miners, questi sono i nomi più caldi in questo momento. Poi sapete che Giuntoli potrebbe completamente decidere di sbagliare le carte e trovare dei nomi mai fatti, e quindi anche qui possiamo solo seguire delle linee madre in maniera umile, senza dare per fatto nulla, senza avere la verità in tasca, proprio perché in questo momento questo è quello che passa in convento, cioè non si può inventare trattative che vadano oltre questa soglia qua. E la stessa cosa vale per l'attacco, si fanno i nomi per esempio di Greenwood, che in questo momento è quello più in vantaggio di tutti, attenzione, perché potremmo inserire anche Lin Junior per il Manchester United, quindi Lin Junior piace anche allo United, ma anche all'Atalanta, come abbiamo detto, nella possibile operazione per Koopmeiners. E poi altri nomi li abbiamo fatti già, Savigno, Zirze, che però in questo momento qua è più verso il Milan, attenzione, potrebbero soffiarcelo, e che qui Saputo è stato chiaro, ha detto prevarrà la volontà del giocatore. Quindi se Zirze veramente vuole seguire Thiago Motta alla Juventus, a quel punto la corsia preferenziale potrebbe andare alla Juventus, nonostante il Milan sia in vantaggio anche a livello di offerta, perché sembra che abbiano già pronti 40 milioni sul piatto più l'eventuale commissione di 15 alla gente. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila, forza io fino alla fine.